Ciao, benvenuto e bentornato sul mio canale. Io sono Maria Rosa Gnudi. Manco da 2 settimane perché ho avuto una sinusite che mi ha impedito di parlare come si deve. Avevo il naso chiuso e quindi oggi finalmente riesco a pubblicare di nuovo un video. E come al solito ti chiedo di chiamare di fianco a te i tuoi angeli, i maestri ascesi, l'arcangelo Michele, Dio Padre, Dio Madre. Fai 3 respiri profondi, fai una domanda e scegli col cuore e con l'intuito cosa ti attira di più. Sulla sinistra abbiamo le risposte degli angeli sotto all'albero fiorito. Sulla destra, sotto al cuore blu, le risposte dall'arcangelo Michele. Tutti i massi, tutti e 2 masti sono di Dore in Virtù. Bene, io inizio da sinistra, scopro questa carta e vediamo che è stupenda. Abbondanza, possiamo gioire. Abbondanza significa non solo di cose materiali, ma anche spirituali, quindi di tutto. C'è questo bellissimo angelo donna che ha una ciotola da cui cade tanto oro. Ve la metto qua e vi leggo il significato esteso. Una grande abbondanza entrerà nella tua vita, i tuoi progetti porteranno prosperità, dandoti sicurezza per il futuro. I tuoi angeli sono al tuo fianco mentre intraprendi le azioni necessarie a far avverrare i tuoi sogni. L'abbondanza non è sempre di natura finanziaria. È possibile che tu stia cercando di manifestare nuove idee, un grande gruppo di amici, una perfetta salute o una storia d'amore. Questa carta può rappresentare l'arrivo di uno di questi beni preziosi nella tua vita. Spalanca le braccia al cielo per accogliere con gratitudine ciò che desideri. Bene, abbondanza, abbondanza, abbondanza per tutti. Adesso io scopro chi ha scelto. Il mastro dell'arcangelo Michele, sotto al cuore blu trovo innocenza. C'è un bellissimo angelo che sta guardando un cucciolo e lo sta guardando con purezza. Vi leggo la preghiera. Dio e angeli, grazie per aiutarmi a vedere che tutte le vostre qualità di puro amore e luce sono riflesse dentro di me e in tutti gli altri. Aiutatemi ad accogliere l'innocenza che Dio mi ha donato in modo che possa trovare la pace. Essere puri, tornare a essere come i bimbi. Vi leggo il significato esteso della carta. Pazienza, ecco, trovato. L'arcangelo Michele ti stringe in un confortevole abbraccio, assicurandoti della tua innocenza. Chiedigli di aiutarti a perdonare te stesso e a lasciare andare il rimorso, emozione pesante che ti impedisce di provare una vera pace interiore, dicendo: Arcangelo Michele, grazie per aiutarmi a perdonare me stesso per. Indica l'evento specifico e per qualsiasi altra cosa di cui mi incolpo. Per favore, aiutami a eliminare il senso di colpa dalla mia mente, dal mio corpo e dalle mie emozioni. Assapora il senso di profonda liberazione mentre l'arcangelo Michele ti aiuta ad accogliere la tua innocenza. Ciò che hai fatto in passato non potrà mai distruggere l'opera perfetta di Dio che ti ha creato come un potente, amorevole e necessario essere di luce e amore. Possibili significati specifici.
La persona su cui stai interrogando le carte è innocente. Purificati o disintossicati. Puoi fidarti della situazione di cui stai chiedendo alle carte. Concentrati sulle buone qualità degli altri invece che sui loro errori. Bene, due bellissime carte oggi. Io vi ringrazio per essere stati con me. Vi auguro una bellissima e splendida settimana, benedetta dagli angeli, dall'abbondanza, dall'Arcangelo Michele. Mi trovate sul mio sito www.tempiodegliangeli.it e sulla mia pagina di lavoro su Facebook Maria Rosa Nudi, scrittura dall'Arcangelo Michele. Benedizioni di luce su tutti.